Ciao, sono Melissa Donà, gioco qui ad Agrigento, sono di Treviso e ho 37 anni. Tu sei nata l'11 aprile del 1982. Qualche mese dopo l'Italia di Berzot trionfa in Spagna e vince i mondiali. A te piace il calcio? Sì, mi piace, sono milanista. Da piccola andavo a vedere ogni tanto a San Siro il Milan con mio papà. Ho vissuto i tempi d'oro del Milan, adesso stiamo soffrendo da tanti anni, però ho avuto il privilegio di vedere giocare quelli forti, insomma, i vari Van Basten, Gullit, Rijkaard, quindi sono ancora di quei fortunati milanisti che hanno potuto vedere i giocatori fortissimi. Hai giocato in A1, hai vinto uno scudetto, quindi hai conosciuto anche quelle forti, a parte te, della pallavolo. Sono contenta perché nella mia carriera mi è capitato veramente di giocare con dei mostri sacri della pallavolo. Ho giocato con Elisa Toogut, che è stata miglior giocatrice al mondiale quando l'Italia ha vinto il mondiale. Ho giocato con Francesca Piccinini, inutile fare presentazioni, penso che non servano. Una giocatrice fantastica, la tecnica in persona e con tante altre, quindi davvero, posso dire che la mia carriera ho davvero giocato con giocatrici di altissimo livello. Hai vissuto per 3 anni nella capitale, a Roma. C'è una bella differenza tra stare a Roma e qui ad Agrigento. Sì, la differenza è tanta. Sono stati 3 anni molto belli quelli a Roma. Roma è una città che ti dà tanto perché comunque chi è appassionato di arte, chi è appassionato appunto di monumenti come me, è felicissimo di stare in una città come Roma, però ti toglie anche tanto perché comunque per andare all'allenamento ci metti un'ora quando ti va bene se non c'è traffico e farlo per 3 anni consecutivi è tosta perché comunque sono tante le ore che uno passa in macchina per andare ad allenarsi. Però rifarei tutto, davvero, gli anni a Roma sono stati veramente molto belli. Monumenti non ne mancano neanche qui, la Valle dei Templi ti piace? Ci vai qualche volta? Sono già stata 2 volte da quando sono qui e vabbè, è bellissimo, cioè davvero è veramente bello. Ma anche il centro di Agrigento mi piace molto. Ogni tanto vado a fare qualche passeggiata. No, è una bellissima città. Sicuramente c'è il vantaggio di essere anche molto vicini al mare. A me il mare piace tantissimo. Quindi, quei pochi momenti liberi magari che ho, mi piace anche andare a San Leone a fare una passeggiata sul lungomare. Cioè, davvero offre tutto questo posto. Conoscevi Agrigento? Ne avevi sentito parlare prima di venire qui? C'ero già stata in gita, penso, ad Agrigento tanti, tanti, tanti anni fa. Poi avevo già giocato qui perché gli anni in cui Agrigento faceva la 2, i vari anni in cui c'era Botteva, Nagy, così, io avevo già giocato contro questa squadra, giocavo a Firenze. Quindi avevo già giocato al palazzetto a Favara, quello gigante, e niente, quindi conoscevo già queste zone. Però anche Firenze è una bellissima città, qualche ricordo di Firenze. Firenze è bella, è impegnativa anche Firenze perché comunque io vivevo vicino al centro, quindi hai tantissimi turisti comunque ogni giorno e tu invece fai la tua vita quotidiana lì, quindi magari non è semplice gli spostamenti o comunque fare code per tante cose che per te sono la quotidianità. Però davvero sono fortunata perché ho giocato veramente in città bellissime. Soddisfatta di questa prima fase di stagione? Sì, sono soddisfatta perché comunque siamo ancora lì per combattere per tutti gli obiettivi. E il fatto di aver perso ad Arzano dispiace, sicuramente abbiamo giocato tutte quante molto male, però il campionato è lungo. E anni fa, quando ero a Novara, quando abbiamo vinto lo scudetto, eravamo quarte intorno al periodo di novembre-dicembre e la società appunto in una delle varie strigliate, insomma, era molto arrabbiata. E Francesca Piccinini si è alzata e ha detto al presidente: io non ho mai vinto uno scudetto a novembre, l'ho sempre vinto a maggio. Non so se è stato fatidica questa cosa, però alla fine poi si è realizzata. Non si vince mai niente a novembre-dicembre. Il cavallo forte si vede alla fine della corsa, quindi noi siamo ancora concentrate per lottare per entrambi gli obiettivi. E cosa ti ha convinto a venire ad Agrigento? Raccontaci, quando ti ha chiamato il presidente Di Giacomo, che parole ha dovuto usare per convincerti?
Nino è stato molto tosto, nel senso che comunque ha insistito tanto per avermi qui, ha cercato di convincermi in tutti i modi. Considera che io ero in vacanza con i miei genitori, avevo già preso una decisione un po' diversa della mia vita, perché comunque dopo tanti anni pensavo fosse arrivato il momento anche di cambiare vita, nel senso di concentrarmi su altro, che poteva essere magari allenare, visto che comunque ho i gradi di allenatore anch'io. E quindi magari stavo già pensando a un futuro diverso. E quindi lui poi mi ha descritto il progetto. Poi quando mi ha detto che c'era questo allenatore che io già avevo avuto assoverato e mi ero trovata molto bene, è stata diciamo una carta in più. Poi mi aveva detto che aveva già firmato Serena Moneta, quindi vedevo che passo dopo passo si stava costruendo una squadra molto interessante, e siccome io amo le sfide ho deciso di appunto accettare la sfida, perché mi sembrava molto seria la costruzione della squadra che veniva fatta. E quindi insomma ho detto sì, per sfinimento, però alla fine ero molto convinta e determinata. Nella mia carriera ho sempre fatto delle scelte da sola insomma, quindi non ho consultato la mia famiglia mai. È stato un po' pesante dirglielo, perché comunque sono a 1200 km da casa e loro come sempre hanno accettato la mia scelta, perché mi hanno visto convinta, altrimenti comunque mi avrebbero detto qualcosa. Però insomma posso dirmi soddisfatta finora, credo di aver fatto la scelta giusta. Oltre alla famiglia c'è qualcun altro che ti aspetta a Treviso? Sì, c'è il mio cane che mi aspetta, c'è Spank che mi aspetta. No, non sono fidanzata, ma perché con la maturità diciamo ho elaborato un pensiero, che siccome non mi accontento mai nel lavoro, non mi accontento in niente, sono molto esigente con me stessa, penso di dover ambire al meglio. Quindi penso che la persona che deve stare accanto a me deve meritare di stare accanto a me, deve essere una persona non banale e soprattutto deve essere una persona che mi fa stare come voglio io. Quindi preferisco stare da sola, se capita di trovare la persona giusta bene, altrimenti sto volentieri da sola con Spank, insomma vivo bene lo stesso. Il tuo futuro sarà di allenatrice, vuoi allenare, vuoi partire dalla base al settore giovanile, a cosa ambisci? Allora, non sono particolarmente attratta dal mini volley, sono onesta, perché comunque la mia idea sarebbe di allenare già ragazzi o ragazze di 14-15 anni, quindi ho avuto il privilegio di vedere tanti allenamenti di quelle fasce d'età lì, anche un po' più grandi, 16-17 anni, e davvero sono affascinata dal lavoro che fanno quei tecnici lì, vorrei un giorno essere come loro. Alle tue spalle l'albero di Natale, si avvicinano le feste, dove le passerai, se lo sai già? E con chi? In famiglia. A casa noi di solito festeggiamo il 24, mia mamma cucina per tutti quanti, però un cibo tipico non è che c'è proprio a casa mia. Io sono un amante delle lasagne, quindi siccome non me le cucino mai quando sono qui, e mia mamma ovviamente quando torno fa tutti i piatti per me, oppure il risotto con radicchio, poi il radicchio di casa mia è top, quindi io adoro tutti i piatti un po' con radicchio. Al dolce puoi pensare tu, a portare qualcosa di tipico dalla Sicilia? Sicuramente, mi sono innamorata del panettone al pistacchio. Sono stata anche alla festa del pistacchio a Raffadali, appena siamo arrivate qui c'era questa festa del pistacchio e siamo andati, quindi qua tutti i dolci col pistacchio insomma sono fantastici, quindi sicuramente porterò io un panettone al pistacchio.